Confessa, ispettore. Sì. Cos'è successo? Ha rubato il motomorino al suo collega degli Abba, ispettore. Nein. Io ho rubato un solo per te. Ma da quando tu ti rubi un motomorino te ne era da me. Harry? Sì, ispettore. Tu non farai mai carriera nella polizia. Perché, ispettore? Ma perché questo non è il cantante degli Happenberg. Ah no? E chi è? È Gianni Dogni dei Baffi, morto da riportarci. Ispettore, mi salvi, non mi cacci via dalla Germania. Mi dia un'ultima opportunità, la prego. Sapevo, ispettore Derrick, di poter contare su di lei. Senta, lei che è tanto bello, il più grande poliziotto di tutta la TV. Lei che è così potente, il tupè non si vede. Mi faccio andare a San Remenberg. Una piccola cosa, eh? Harry? Sì, ispettore. Conosciamo qualcuno a San Remenberg? No, ispettore, non mi risulta. Neanche quel panari Ellenberg? No, ispettore, non lo conosciamo. Ma lei ha una canzone pronta, signor Togni? Ma come non ce l'ho? La vuole sentire? Bye bye bye. Ah, libertacci, da Bartoli! Ah! Ah! Assina, ammazzate! Guardate questo, lo stiamo riarrestando di nuovo adesso. Lo riarresteremo un'altra volta. Non è possibile andare avanti così, ispettore. Io non lo so come possiamo fare con questo Gianni Togniemberg, ispettore. Rilassati, Harry. Grazie, ispettore. Bevi una birra? Oh, grazie, è molto gentile, ispettore. Freschissima, buonissima, grazie, ispettore. Buona? Buonissima. È la Krostenberg, Harry. Ah, una nuova. È appena uscita. Harry? Sì, ispettore. Sai cosa stavo pensando? No, ispettore. Gianni Togniemberg l'abbiamo arrestato. Sì, ispettore. Si è fatta una certa ora. Certo. Nessuno ci ha chiamato, nessun delitto è stato commesso, quasi. Che dici? Andiamo a mangiare qualcosa, ispettore? Oggi offro io, Harry. Ah, grazie, ispettore. Mangio con lei, che bello. Sono molto felice di questo. Ti voglio portare da quel cinese che hanno aperto qua vicino. Cinese, ispettore? Quella robaccia mi fa un po' male a me, onestamente. Mangia la poca robaccia. Come? Niente, lo so io. Andiamo con il MV520, iniezione elettronica, cose di impelli, ispettore? No, Harry, andiamo a piedi. A piedi? Vuole fare un po' di moto, ispettore? No, c'ho emorroidi. Fatti i cazzi tu, andiamo a piedi, che sto sempre a fare domande. Andiamo, andiamo. Forza. Sei contento, Harry? Sì, ispettore, grazie. È molto tempo che volevo portartici. Grazie, ispettore. Shuang Long. Sai cosa significa Shuang in cinese, Harry? No, ispettore. Pisello. Ah, e Long? Indovina un po', furbacchio. Dai, è Long. Mazza che cervello, eh. Ecco, sbatti pure la testa. Ispettore Derrick, quale onore, prego, s'accomodi. Ah, papà, guarda chi c'è, l'ispettore Derrick è venuto qui a mangiare da noi al ristorante cinese. Prego, Arnaldo, fai accomodare l'ispettore. Ma quale onore, prego, s'accomodi. Senti, Arnaldo, porta subito uno stuzzichino, due bagarozzetti fritti all'ispettore. Allora, ispettore, mi permette, posso consigliare i primi piatti? Allora abbiamo rigatoni alla gricia cinese, bucatini alla matriciana cinese, pasta e fagioli cinese riposata. Guardi, ci abbiamo due tonnarelli a cacio e pepe, quelli, dottor, sono buonissimi perché ho mangiato pure io. Vada per i tonnarelli. Va bene, tonnarelli, Arnaldo. Ma lei è cinese? Come sono cinese? Mi padre, mi nonno, mi zio. Guardi, mi padre, tutti cinesi a casa. Secondi? Secondi piatti, abbacchio scottatito cinese, coda alla vaccinare a cinese, pagliata cinese e trippa cantonese. Trippa la cantonese? Non è cinese. Harry? Sì, ispettore. Trippa cantonese per due. Trippa cantonese. Da bere? E da bere, se posso consigliare, un frascatino superiore cinese, quello fa mio cognato a frascati con la botte cinese, è buonissimo. Fresco. Vada per il frascatino. Va bene. Pronti, Arnaldo? Svelto con quei stuzzichini, bagarozzetti fritti veloci. Ah, papà, hai capito? L'ispettore Derrick è qui da noi, troppo, ma io non ci posso credere. Hai visto Harry? Sì, come mi rispettano? Sì, ispettore, la conoscono tutti. Qui mi adorano. È vero, ispettore. Però, scusi, ma questo signore qui fa un rumore che non si può sentire, ispettore. Hai ragione, Harry. Sì. Quello che è giusto è giusto. Grazie. Scusi? Giulia. Non potrebbe mangiare con un po' più di educazione, per favore? Oh, non so le cose, che hai detto, non te ne dovevi ludani. Fai la di Hassan con il cuo scià. Fai la legge di aiuto a Henry dovevi ludani con il cuo. In poche parole? Oh, va a fanculo! Ispettore, un momento d'attenzione! Questa sera, in esclusiva per noi, reduci da una tournée cinese mondiale, ecco a voi gli scaccolatori cinesi! Thank you.
Vattene. Che tragedia, che disgrazia! Ci hanno ammazzato il cavolino, secondo me! Oh, vai, come famo! Alt, fermi tutti, ispettore fermi. Derrick, che nessuno tocchi né caccia, puttana zozza infame, ma che è? Sarà il commissario Rex. Ma come, è già arrivato? Già arrivato. Ma come ispettore. Fa a sapere prima le cose? Questo, che ne so, ispettore. Puttana, questo ci sta a rovinare noi. E comunque cagavo sul giornale, ispettore. E chi se ne frega? Ancora, forza, fuori dai coglioni! Andate, andate, l'ispettore deve indagare, forza, forza, forza. Commissario? Vedi Harry, sicuramente... Sì, no, non tocchi, ispettore. Lei è? Io sono l'agente scelto in Famenberg. Ah, sì. Dicevo Harry, sicuramente... No, non tocchi! Stiamo attendendo la scientifica, arriverà fra due minuti. Che faccio, lo caccio io, ispettore? Per me che cacci... Oh, ispettore, guardi chi c'è. Anche lei qui, signora Fortenberg? Sì, che piacere, ispettore Derrick. Piacere mio, signora Fortenberg? No, mio. Cosa fa qui? Praticamente, sa, mio marito è un cinese, lavora in questo ristorante, allora sono venuta a trovarlo e mentre io sono andata a mangiare qualcosa, poi sono andata al bagno, sono tornata a salutare, è terribile, l'ho trovato così, è terribile! Venga qui, signora Fortenberg, vedrà che risolveremo tutto. Conosceva la vittima, signora Fortenberg? Certo, è mio marito, purtroppo. Cinese? Cinese. Come si chiama? John Pisellin. Oh. Ci aveva, ispettore, è morto. Harry, non fare lo spiritoso. Signora Fortenberg, venga qui. Sia tranquilla. Vedrà che risolveremo tutto. Lei mi trova bello, signora Fortenberg? Bellissimo. Si vede il toupé? No, non si vede. Il tenente Colombo mi fa? Non si può dire. Il cane Rex è un? Un canaccio. O sei io, ispettore. È un canaccio, ha detto lei. Signora Fortenberg? Sì. Tranquilla, il caso è perfettamente risolto. Andiamo, Harry. Ma come risolto? Harry! Sì, ispettore. Commissario Rex? L'attendo fuori, voglio parlarle di questo caso. Venga, signora Fortenberg, mi preceda. Cin cion 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 cin. Andiamo, commissario. Cion 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 cin. Cion. Commissario Rex, mi aspetti qua, vado a parcheggiare e arrivo subito. Harry, fa scendere il commissario Rex. Prego, commissario. Vai, vai, bocca, bocca dentro, bocca, vai. Vai, 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 vai. Che te vedo a sto cazzo, vediamo, vai, vai dentro. Hanno cazzo, mi trovavo stavolta. Ho capito, ispettore, ma contro la legge ci arrestano. Ma se cambio marco. Ci arrestano a noi, ci arrestano, ispettore, ma è possibile? No, vorrebbe, stiamo abbandonando là. Punto e a capo. Punto e a capo. Sì? Gli dica che non ci sono. Che significa, visto il BMW parcheggiato qua fuori? Lo faccio entrare. E mi padre, porca miseria, ma quello mi chiede i sordi. Perché parcheggi qua davanti? Devi dire. Ispettore, non c'era altro posto, ho parcheggiato lì, mi scusi, non volevo farlo apposta. Non pensavo venisse suo padre oggi. E sta de cazzo. Es gibt kein Schwanz so hart wie das Leben. Ich bin dein Vater. Verstehst du, Vater? Du verdienst eine ganze Menge Geld. Ich bin ein armer Schwein. Ich brauche Geld für diese Scheiße. In poche parole? Mi servono i soldi, c'ho due mignotte sotto mano. Harry? Sì, ispettore. Pensaci tu. Va bene. Poi farò tutto un punto, eh. Andiamo via, che non so corto. Dai, si sordi. D'accordo, va bene. Ciao, a fine sei. Vai, vai, vai. Vai, vai, che cazzo hai fatto? Vai, quanto ho detto? Uscia via, vai. Vai via. Ah, fa culo. Pure. E pensare che era uno dei bolciotti più temuti di Monaco. Boh, non mette il cortello nella piaga, sta buono. Sì? Non è ancora rientrato? Mi sembra strano. Era con noi al ristorante cinese. Non è che hanno cucinato, no? Ha provato con i Kroccantinenberg? No, ha detto che sarebbe rientrato immediatamente per parlare del caso. Va bene. Ci faccia sapere, perché io e Harry siamo molto preoccupati. Sì, sta a piangere il culo. Ispettore, però gli avevo detto di non lasciarlo sulla strada. Capirà, il 14° dalla Pontinenberg, quando lo ritrovano? Harry? Sì, ispettore. Che ne pensi del caso Fortenberg? Non ho alcun dubbio, è stata la signora Fortenberg. Perché? Il marito, famoso cuoco, aveva una relazione omosessuale con il lavapiatti del ristorante, Occhion Lee. Lei lo aveva scoperto, è andata a cena nel ristorante, con una scusa è andata alla toilette e si è nascosta nelle cucine, ha aspettato che il lavapiatti uscisse per andare nella dispensa e ha pugnalato il marito alle spalle. E poi, ispettore, ci aveva maglie sporche di sangue. Harry? Sì, ispettore? Tu non farai mai carriera nella polizia. Perché, ispettore? Ma perché è logico. È stato il venditore di Acendinenberg. Genio, il venditore di Acendinenberg. Ma se lì c'è sta mancata la fumatura.